Siamo nati nel 2012, io arrivo da una lunga esperienza al centro di ricerca Fiat e quindi nella ricerca in campo automotive, che è un campo estremamente formativo perché è un campo molto multidisciplinare, ci sono molte tecnologie, ci sono problemi molto complessi di integrazione e quindi è stata per tutti quelli che hanno la fortuna di lavorare nella ricerca e sviluppo in campo automotive è un'esperienza estremamente interessante, estremamente formativa, soprattutto la parte che tutte le parti, ma soprattutto quello che riguarda la ricerca e l'innovazione. Questa azienda nasce dalla volontà di sfruttare alcune tecnologie che sono ampiamente utilizzate nell'industria automobilistica, ma che hanno un potenziale molto ampio, di supportare l'applicazione speciale di alcune tecnologie, in particolare la tecnologia plasma e la tecnologia del laser. Siamo nati nel 2012, quindi diciamo poco più di 3 anni, siamo per il momento, abbiamo una sola sede operativa a Torino, siamo in 7 persone, no? Quindi un team giovane, in crescita, molto, molto motivato, e il nostro background, tecnologie laser e plasma, poi vediamo qualcosa più in dettaglio avanti. Siamo partiti in maniera molto aperta, portando molto sulla rete di contatti con altre aziende, sia più grandi di noi, no? Per poter avere delle opportunità concrete di fare dei lavori che potessero effettivamente portare un impatto di un certo livello, e sia aziende piccole. Nel torinese ci sono molte aziende, piccole aziende metalmeccaniche che sono molto aperte all'innovazione tecnologica, e quindi hanno costruito un'ottima rete, in parte locale, in parte globale, facendo leva su quello che è il potenziale delle nuove tecnologie. L'implementazione di sviluppo sperimentale, per questo abbiamo investito anche nella creazione di un piccolo laboratorio che stiamo avviando in queste settimane e in cui sicuramente l'additive manufacturing, questo percorso di formazione, i progetti di cui più o meno abbiamo visto parlare anche da parte delle altre aziende, saranno un punto centrale per noi. Campi di competenza. Allora, noi siamo partiti, ho detto prima, tecnologie plasma e laser. Io arrivo dal campo automotive, diciamo che il primo settore di attività per noi è stata l'applicazione di una tecnologia molto utilizzata in campo industriale in un campo completamente diverso, che è quello ambientale. Quindi la tecnologia del plasma, che oggi consente di avere della componentistica industriale a costi relativamente contenuti, offre l'opportunità di avere delle applicazioni in settori che normalmente hanno dei costi molto alti per la componentistica, perché hanno volumi molto più piccoli. E noi, diciamo, il nostro primo progetto è stato quello di integrare componentistica di un settore industriale in un settore tradizionalmente abituato a sviluppare dei componenti speciali. E quindi c'è questo settore plasma per l'ambiente che ci ha portato a depositare 2 brevetti, a essere invitati all'Expo, ci ha portato, diciamo, a un discreto successo proprio per la capacità di realizzare su una scala piccola qualcosa che normalmente viene ritenuto poco efficiente. L'altro settore di attività è lo sviluppo, quindi, di applicazioni speciali con l'integrazione della tecnologia laser. In questo abbiamo fatto soprattutto legato allo sviluppo di applicazioni di saldatura, di automazione, portando in contesti produttivi in cui normalmente c'è poco spazio per l'automazione, c'è poco spazio per tecnologie innovative, cercando di rimuovere quei colli di bottiglia che oggi ostacolano questo ingresso, e quindi con la rete di piccole aziende che dicevamo prima abbiamo sviluppato dei progetti che hanno consentito di portare su una scala che è estremamente importante per la realtà economica regionale, nazionale, portare delle soluzioni di automazione che normalmente sono riservate a grandi realtà produttive, proprio per il fatto che richiedono comunque grosse capacità produttive per giustificare gli investimenti. E questo è un settore in cui noi ci siamo ricavati un ruolo soprattutto per quel che riguarda la ingegnerizzazione delle applicazioni speciali e per portarle verso un'integrazione che fosse
economicamente convenienti. Una di queste applicazioni speciali ed assurde è stata quella dello sviluppo di macchine speciali per additive manufacturing. Noi ci siamo proposti come una realtà in grado di definire quelle che sono le specifiche per applicazioni speciali, perché l'additive manufacturing è una bellissima tecnologia che ha creato un'aspettativa incredibile anche a livello mediatico, no? Quindi con una grossa esposizione mediatica molto al di là di quello che può essere l'interesse industriale. Quando si va a fondo su alcune applicazioni, alcune di quelle che abbiamo visto, tradurre poi in realtà concreta queste applicazioni, mantenendo anche quella che può essere una convenienza economica, quindi la redditività del tutto, spesso ci si trova in un inviluppo di parametri che portano a una soluzione impossibile, no? Quindi si trovano velocità di processo, potenze laser, quantità di polvere da gestire, molto spesso portare questa tecnologia in applicazioni industriali concrete è molto più difficile di quello che può sembrare a una conoscenza molto superficiale. Se fosse così facile, non ci saremmo trovati col Politecnico a fare per primi in Europa un percorso formativo di un master, perché è richiesta comunque sicuramente una quantità di competenze che va al di là di quello che può essere l'applicazione di un macchinario. Noi ci siamo candidati a supportare questo, ovviamente non è un discorso che si chiude nella nostra realtà, che è una realtà piccola, ma ci siamo messi al servizio di realtà più grandi di noi, e poi vediamo nelle schede successive su quali progetti. Il trasferimento tecnologico per me è stato sempre importante in quel discorso di coinvolgimento di altre realtà normalmente più dedicate alla produzione, a controterzisti metalmeccanici, che si sono aggregati a questo filone di innovazione e di ricerca e hanno implementato, no, sulla scala produttiva molte tecnologie normalmente riservate ad altri ambienti. Vediamo velocemente alcuni progetti. Allora, siamo partiti dal plasma, applicazione della pressione del plasma per il trattamento all'acqua e rifiuti. Vado molto 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 veloce. Il principio qua è quello di portare la massima efficienza su piccola scala, che è una competenza che ci viene utile anche quando poi ragioniamo sulle tecnologie additive. Quindi il discorso di efficienza su scale piccole, su capacità produttive piccole, è estremamente, estremamente importante. Questo è un filone che per noi ha avuto un grande successo, due brevetti, un po' di visibilità, e quindi siamo molto orgogliosi e molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questo campo. Tecnologie laser. Noi all'inizio, soprattutto quando eravamo meno di 7, quindi eravamo io con un paio di persone, siamo partiti ponendoci come realtà in grado di qualificare i processi speciali legati alla tecnologia laser. Questo ci ha consentito di maturare una certa esperienza in alcune applicazioni speciali di microassemblaggio, di saldatura laser su piccolissimi lotti, e soprattutto ci ha portato a un grado di maturità tale da poter affrontare temi di integrazione anche più complessi, quale può essere quello delle macchine additive. Additive manufacturing, dicevamo, ci siamo aggregati in rete da altre aziende, soprattutto al lavoro proposto da Prime Industrie per lo sviluppo di macchinari adatti a certe applicazioni. Oggi alcune applicazioni non hanno un macchinario di additive manufacturing tale da consentire effettivamente un'applicazione conveniente. E quindi intorno alla necessità di offrire al mercato soluzioni che fossero adeguate a queste applicazioni, noi siamo entrati nella squadra di questi progetti come qualificatori del processo, quindi come quelli che definiscono la finestra di processo che poi viene utilizzata per realizzare gli elementi della macchina da integrare,
su misura per quell'applicazione, in maniera tale che quell'applicazione sia fattibile dal punto di vista tecnico e soprattutto sia conveniente dal punto di vista economico. Borealis, progetto europeo, capofila prime industrie, obiettivo sviluppare una macchina per direct energy deposition, quindi per deposizione di polvere con ugelli, per realizzare componenti di grandi dimensioni con produttività molto più elevata di quella normalmente di riferimento per le tecnologie additive oggi in utilizzo. Da quel progetto è nato un progetto gemello specializzato su un'applicazione specifica. Mentre il macchinario di prima era più pensato ad applicazioni tipo quelle di audio che abbiamo visto prima, su componenti grossi, lo stesso approccio, quindi di portare allo sviluppo di un macchinario che per moduli consenta di avere in maniera produttiva ed efficiente la tecnologia disponibile, ha portato a un macchinario su scala più piccola, sempre a partire da una base che è quella delle macchine di prima industria, specializzato per lo sviluppo di componenti, protesi in campo biomedicale, quindi altro progetto di collaborazione. Un altro progetto a cui partecipiamo riguarda uno dei problemi dello sviluppo di macchinari speciali, riguarda l'assenza di componentistica da integrare poi sulla macchina, in termini di sorgenti laser, di ugelli per le polveri. Ci sono molti componenti che richiedono un sviluppo specifico e allora stiamo partecipando a un altro progetto che è lo sviluppo di affrontare lo sviluppo di componentistica laser, di trasporto del fascio laser adeguato a quelli che sono i contenuti proposti negli altri due progetti. La rete di contatti che ci ha portato in questi progetti e che in questo momento è una rete di collaborazione molto efficace, molto ampia, è una rete che è europea, e con un buon radicamento anche sul territorio, perché non sempre comunque sempre molto rimasti ben collegati a realtà produttive locali di piccole e medie dimensioni, sia sul lato produttivo che sul lato potenzialmente delle applicazioni. Questo è velocemente il Iris. Grazie a tutti.